Oggi mi aspetta una partita difficile. Gioco con Gianluca. Classifica fit 3-4, best ranking 1,66 per 67 kg. Da parte mia 1,75 per 68 kg. Best ranking fit 4-1. Bene, con Gianluca sono più o meno 6 mesi che giochiamo regolarmente e diciamo che nei testa a testa siamo in pari. Nelle ultime partite ho vinto in due set e in qualche modo sono riuscito a dare il meglio di me stesso. Abbiamo giocato sulla terra, sul veloce, ma pur sempre all'aperto. La partita di oggi sarà più complicata. Giocare indoor vuol dire avere una palla sempre molto veloce e complicata da gestire. Ma sono positivo dopo tutto e so di poter contare anche sulla solidità del telaio che ho adottato di recente, la Gravity, e so che non mi deluderà. Ma non perdiamo altro tempo, cominciamo subito con questa sfida e se ti piace quello che sto facendo, sostieni il canale, iscriviti, metti un mi piace al video e aiutami a far crescere il canale. Oggi è il 18 maggio 2022, facciamo anche un aggiornamento sulla classifica. Sono a quota 205 punti, mi mancano 6 punti per mantenere la classifica 4-2, dopodiché lavoriamo per il raggiungimento degli step successivi. Nell'ultima giornata di campionato ho fatto due partite e mi sono infortunato. Ho fatto il singolare, ho vinto la partita 7-6-6-3, poteva andare meglio, in maniera più fluida, più veloce, ma ho portato a casa la partita in qualche modo. Il mio alter ego ha giocato brutti scherzi, ma sono riuscito a portarla a casa. Il doppio giocato, vinto, ho portato a casa anche lì punti preziosi e mi sono infortunato con una bella contrattura nella zona lombare, sostanzialmente da gluteo a gluteo passando per il centro. Un dolore cane, incredibile, non resisto. Ecco, sarebbe interessante sapere voi ogni quanto vi infortunate, che tipo di infortuni subite, che problemi avete, il gomito, epicondilite, epitrocleite, contratture, parte dorsale, parte lombare, che tipo di problematiche avete? Io vengo da un infortunio all'altro, moment act come non ci fosse un domani, e quando il dorsale, e quando il gomito, e quando la cuffia del rotatore, e quando il lombare, mamma mia, raccontatemelo qui sotto. Ma torniamo alla partita di oggi, mi raccomando sostienimi, iscriviti al canale, non perderti i nuovi video che verranno, ne vedremo delle belle. Eccoci qua, entrati in campo. Il mio piano di gioco è quello di rimettere la palla, possibilmente bella spinta, rotata, manovrare il gioco e giocare alto soprattutto sul rovescio e quando possibile avanzare in campo, entrare e fare male. Gianluca è un giocatore che tendenzialmente tende a correre tanto, a recuperare, ha un buon fisico, una buona atletica e perciò è pericoloso addentrarsi in questo campo di regolarità e dovrei probabilmente cercare di accorciare i tempi, ma questo potrebbe portarmi a fare degli errori. Qui purtroppo è successo qualcosa che non mi aspettavo. Avevo con me solo un telaio e ho rotto le corde. Ho dovuto riprendere in mano la vecchia Prestige. E questa è stata purtroppo la fine. È stato un primo set di tantissimi errori, stecche, e dentro la mia testa mi ripetevo in continuazione: ma perché è successo? Ma perché non mi sono organizzato? Ma perché? Giocare con un piatto corde 95 non è semplice. È un piatto che non perdona, e soprattutto in un campo veloce come questo, quando dall'altra parte è qualcuno che sta spingendo su ogni palla. Non puoi permetterti di essere in ritardo, devi avere una grande mobilità di gambe. E quello che nei primi giochi mi ha dato la Gravity con un piatto corde 100 era impagabile in questo momento. Il nervosismo era alle stelle. Ho rischiato diverse volte di scaraventare la racchetta per terra, ma vediamo cosa succede.
stato un game molto lungo e combattuto, ma alla fine l'ho spuntata io. Tanto che non facevo una partita con un livello di nervosismo così alto. Ho rischiato diverse volte di scagliare la racchetta a terra perché ero nervosito dal fatto che steccassi troppo la palla, non mi ritrovavo con i tempi, ero sotto pressione, non ero lucido, mi ripetevo in continuazione: stai giocando troppo morbido, sei troppo morbido. Dall'altra parte Gianluca spingeva, faceva il gioco e comunque comandava, trovando anche dei punti particolari, complicati, delle angolazioni, degli angoli vincenti che mi hanno messo in qualche modo in confusione. Tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato avanti e avevo veramente la sensazione di poter fare qualcosa, portare la partita al terzo set. Thank you.
ragazzi, che cosa ho sbagliato? Dovevo andare con uno smash, prenderla direttamente al volo, oppure una volée alta. Perché l'ho fatta rimbalzare? Perché mi sono mangiato un punto molto importante. Cosa succederà adesso? Match point, signori. A questo punto ho sentito tanta amarezza e la mia testa non poteva che pensare a quello che è successo con le corde all'inizio della partita. Sono rimasto a pensare tutta l'ora che ero troppo morbido e che con l'altra racchetta non avrei fatto tutti questi errori. Ma purtroppo, c'est la vie. Bravo Gianluca. Se vuoi continuare a vedere video come questo, iscriviti al canale, metti mi piace e continua con il video qui sopra.